Ma tu hai davvero incontrato Gesù? Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Oggi, giorno della trasfigurazione, 6 agosto, accogliamo il Vangelo secondo Marco, capitolo 9, dal 2 al 10. In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il figlio mio, l'amato. Ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero tra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Amen. Cari amici, oggi è il giorno in cui come liturgia ricordiamo questo speciale momento in cui Gesù si manifesta a 3 dei suoi discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, e si trasfigura sul monte. Il verbo trasfigurare in greco si dice metamorfo, cioè cambiare forma. Quando i discepoli con Gesù, davanti a Gesù, vicino a Gesù, fanno questa esperienza, cioè le sue vesti divennero splendenti, bianchissime, ecco che qualcosa accade di speciale dentro di loro. Un senso di meraviglia, una sensazione e una percezione di bellezza, tanto che Pietro dice a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui, facciamo 3 capanne, vogliamo stare qui con te». Poi Marco dice: «Non sapeva Pietro cosa stava dicendo perché erano spaventati». Lasciamo perdere lo spavento, perché quando Dio si avvicina fortemente a noi, il nostro corpo non riesce a reggere. Ecco lo spavento. Ma prima c'è la bellezza, la piacevolezza, perché Gesù aveva deciso in quel momento di cambiare aspetto, cioè di manifestare il vero suo aspetto, la sua vera forma. Qual è la forma di Dio, fratelli e sorelle? Prima Giovanni 4, Dio è amore. Un amore che noi umani non conosciamo. Anzi, il nostro amore sta in analogia all'amore di Dio. Il nostro amore è misero. Oggi io dico ti voglio bene, ti amo una persona, domani lo odio. O già stasera l'ho tradito. L'amore di Dio è eterno, è fedele, non cambia mai, non muta mai. Ecco la forma di Gesù, come si è manifestato. Perché ho scelto lo slogan «Ma tu hai davvero incontrato Gesù?» Perché noi molto spesso preghiamo, preghiamo, abbiamo ricevuto una tradizione da cristiani, abbiamo frequentato la chiesa, poi a un certo punto ci siamo annoiati e siamo andati verso altre situazioni dove c'era il piacere, la gioia, tante altre situazioni che forse non abbiamo trovato nei gruppi di preghiera. Ma in realtà stare con Gesù è la cosa più bella che ci sia. Stare con Gesù significa fare l'esperienza che ha fatto Pietro insieme a Giacomo e Giovanni. Ricevere l'aspetto, la forma originale sua, l'amore. Un amore che quando entra nella mia vita mi cambia, mi trasforma e mi fa dire: non voglio uscire da questo luogo, non voglio andarmene, non voglio andare da altre parti, voglio stare con te, Gesù. Ecco,
cosa dobbiamo chiedere oggi allo Spirito Santo? Voglio incontrare Gesù. Voglio sperimentare questa forma di amore che Gesù ha fatto sperimentare a Pietro, a Giacomo e a Giovanni. Amen. Allora le diciamo insieme: vieni, Signore Gesù, e manda il tuo Spirito Santo nelle nostre vite. Spirito Santo, fammi innamorare di Gesù. Spirito Santo, voglio incontrarlo. Spirito Santo, entra nella mia vita, entra nella mia casa, entra nella mia famiglia. Spirito Santo, aiutami ad aprire i miei occhi e ad incontrare l'amore vero, l'amore puro, Gesù Cristo, mandato da Dio Padre, perché trasformi e cambi anche la mia vita. E a te, Gesù, sia sempre la gloria nei secoli dei secoli. Amen. E allora comprendete perché questa mia scelta di questa domanda dello slogan di oggi: ma tu hai davvero incontrato Gesù? Se la risposta è ni, boh, significa che hai bisogno di invocare fortemente lo Spirito Santo perché ti riveli Gesù. Amen. Carissimi amici, grazie per averci accolto. Che il Signore vi benedica in tutta la vostra vita. Ci vediamo domani. Un caro saluto e un abbraccio da parte mia e della Coinonia Giovanni Battista Oasi di Biella. Ciao! Carissimi amici, vi invito ad entrare nella pagina di Linktree di Coinonia Biella, una pagina web dove voi trovate tanti link delle proposte che vi facciamo, alle serate bibliche online, ai corsi di evangelizzazione, agli incontri che stiamo organizzando, alla nostra newsletter settimanale e anche a tutti i nostri social. Quindi entrate in questo Linktree e accedete a tutte le nostre novità.